Carissimi amici miei, buongiorno, buona domenica. Mi sono svegliato con calma stamattina, ho fatto tutte le mie cose, sono andato a fare la spesa e mentre ero in fila alla cassa ragionavo, pensavo quale contenuto potrei portare oggi ai ragazzi. E allora ho ragionato e sono giunto a una conclusione, cioè quella di portarvi un contenuto che è diverso dal solito, perché non si parla di una notizia di mercato, bensì farò quattro nomi, quattro, che sono direttamente collegati al mercato della Juventus e che vedete nel titolo, quindi non c'è niente di clickbait, e vi andrò a spiegare tutto quello che c'è da sapere su questi quattro nomi, ok? Prima di tutto vi chiedo alcune semplici cose, tanto di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, perché siamo quasi 200.000 iscritti e per arrivare a 200.000 iscritti dobbiamo passare dai 194.000 e siamo lì, quindi manca veramente pochissimo. In secondis, non so neanche se si possa dire, un mi piace a questo video, cerchiamo di arrivare sui 1.500-2.000 mi piace come al solito, perché il mercato della Juventus è lì. Non dico che stia esplodendo di colpi di mercato, perché non è assolutamente vero, però dovrà iniziare a una certa. E in tercis, dato che ho detto in secundis prima, non ho mai fatto latino, probabilmente si vede, vi chiedo di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, perché le notizie prima passano da OneFootball, per citare qualcuno, uno slogan abbastanza famoso, e poi arrivo io e le commento, e cerco di darvi la mia opinione, cerco di spiegarvi secondo me cosa è giusto, cosa è sbagliato, poi è sempre un'opinione personale, gratis, OneFootball, qui sotto in descrizione. Allora, partiamo subito, prima però inserisco una voce Allegri che non avevo assolutamente inserito nel titolo, perché ieri qualcuno mi ha detto, ma come Luca? Abbiamo parlato per tanto tempo di come Allegri potesse tornare a Juventus solo con un ruolo manageriale, solo con delle garanzie, solo rincuorato da parte della società che si sarebbe poi andati sul mercato per costruire una squadra adeguata, e in questo momento c'è tutta questa tranquillità, questa calma? Sì, e credo che sia il trampolino di lancio per la trattativa, la prima trattativa, l'unica trattativa, avete capito di cosa stiamo parlando, il nome che vogliamo analizzare per primo, cioè Manuel Locatelli. Allegri arriva alla Juventus e dice due cose che sappiamo essere praticamente vere e certe. Una, voglio Paolo Dybala, e Paolo Dybala e il suo agente si incontreranno in questi giorni con la Juventus per definire il rinnovo del contratto, quindi non andiamo a parlare di Dybala perché oltre a questo non c'è nient'altro. E due, il primo colpo di mercato che voglio la Juventus è Manuel Locatelli. Queste sono state le due cose chieste da Allegri. Su Cristiano Ronaldo non c'è niente e ci arriveremo, ma queste sono state le due richieste da Allegri: la permanenza di Dybala e l'acquisto di Manuel Locatelli. Ok, quindi per Allegri queste sono le prime due mosse per costruire la Juventus. Se per Dybala non dovrebbero esserci grosse difficoltà, non si dice grosse difficoltà, per Locatelli invece ne abbiamo parlato ieri, qualcosina si è mosso e la Juventus ha avanzato un'altra offerta ufficiale al Sassuolo, ne abbiamo parlato nel video di ieri che comunque vi lascio qui sopra nelle schede, andatevelo a recuperare. Sono contento perché in tanti hanno capito quella che era la mia opinione, la mia presa di posizione e perché sono arrivato a dire certe cose su Locatelli, e quindi sono contento. Alcuni invece mi hanno tirato fuori degli spunti di riflessione importanti e interessanti, come: ma davvero Locatelli vale 40 milioni di euro? Ragazzi, il prezzo del cartellino lo fa il mercato, non lo fa il Sassuolo, lo fa il mercato, lo fa la prestazione dell'europeo che riconduce quindi al mercato, e come vi dicevo ieri, se c'è una squadra come l'Arsenal che ti ha offerto 40 milioni di euro più bonus, significa che Locatelli, la base d'asta di Locatelli è 40 milioni di euro più bonus. Per fortuna Locatelli dà la preferenza alla Juventus ed è per questo che non ha ancora firmato con l'Arsenal, e quindi si gioca tutta lì la partita. Nel momento in cui la Juventus non dovesse arrivare a pareggiare almeno quell'offerta o cambiare qualcosa a livello di prestito, si parla di prestito biennale, se solo vorrebbe un prestito annuale per avere già i soldi l'anno prossimo e una parte superiore rispetto ai 30 milioni offerti dalla Juve, se Locatelli dovesse stesso cambiare idea sulla Juventus, ecco che allora il passaggio all'Arsenal andrebbe a concretizzarsi. Qualcuno ieri, abbiamo iniziato a fare un po' di live su Twitch dedicate a FIFA, dato che non c'è niente di cui parlare nel mercato della Juve, mi continuano a chiedere, però secondo te alla fine arriva o no? Ragazzi, se arriva è perché la Juventus capisce che deve investire quei soldi. Il fatto che nella nostra concezione 40 milioni siano troppi è un altro discorso. Se Allegri ha chiesto quello lì è perché vuole quello lì. E allora, tante volte ci siamo messi qua a ragionare, a dire però l'allenatore è arrivato, gli hanno fatto il mercato con le occasioni, con quello che c'era. Per la prima volta nella storia l'allenatore arriva e mette due paletti, e sono il rinnovo di Dybala, l'arrivo di Locatelli. Secondo me far saltare Locatelli per 10 milioni di differenza, più eventuali bonus che possiamo legare a quello che volete,
è semplice follia, perché l'allenatore ha chiesto quello. Il fatto che anche per me siano troppi 40 milioni, come l'anno scorso per me erano troppi 60 milioni per Chiesa, è secondario. Se l'allenatore vuole quello, per l'amor del Signore, ti prego, prendetegli quello. Poi sarà sua responsabilità farlo crescere, farlo rendere al meglio. Se non renderà come da previsione di investimento di 40 milioni, questo è un altro discorso. Ma l'allenatore ha chiesto quello. Che poi siano troppi, che siano troppo pochi, siano troppi, è un altro discorso. Quindi Locatelli, secondo me, alla fine ci sarà la possibilità di vederlo alla Juventus proprio per questo, perché l'allenatore ha chiesto quello. E 10 milioni di differenza, non si sta parlando di chissà cosa. È vero, Sassuolo non è una società nemica della Juventus, hanno fatto spesso delle trattative insieme, ma loro non gliene frega niente. Se loro hanno un'offerta da 40 milioni dall'altra parte, loro vogliono almeno che venga pareggiata la stessa offerta, perché il calciatore vuole la Juventus. Alla fine, secondo me, arriverà, ma la Juventus dovrà essere brava a fare un'altra offerta, e me l'aspetto in questi giorni qua. E in questo momento, con anche l'operazione di Arthur, signori, centrocampisti della Juve ce ne sono pochi, è un ragazzo che invece ha la continassa, che si sta allenando agli ordini Allegri della prima squadra, è Nicolò Fagioli. Anche in questo caso un'altra delle richieste di Allegri, questa la vediamo un po' come secondaria, è stata non inserire Nicolò Fagioli nella trattativa per Manuel Locatelli, perché al Sassuolo Nicolò Fagioli aveva chiesto e era interessato, e Allegri ha detto grande no, lo voglio valutare. Io su Fagioli forse sono un po' di parte, perché l'ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrarlo nell'anno di Sarri, quando siamo andati a Madrid, dove loro hanno giocato contro l'Atletico, la Youth League, e io sono andato a vedere invece la Juventus di Sarri contro l'Atletico al Wanda Metropolitano, una bellissima partita pareggiata per 2-2 al 90esimo da parte dell'Atletico, ma veramente forse una delle più belle partite giocate alla Juventus di Sarri, c'è stata un'adrenalina incredibile. Lì lo conosco e ci siamo sentiti anche l'altro giorno, domenica, una settimana fa, in occasione della finale degli europei, un paio di battute, oh ma quanto sei teso, sì sono molto teso, e poi gli ho fatto l'imbocca al lupo per questo anno, alla Juventus, dato che avrebbe iniziato il ritiro in questi giorni, dicendogli guarda che finalmente ti vogliamo vedere in prima squadra come uomo rappresentativo della Juventus. È successo perché avevo ricondiviso una sua foto di quando era bambino davanti allo Juventus Stadium, intento andare a vedere la partita. Allora, anche qua c'è da fare un parallelo con Locatelli e con Arthur. L'anno scorso per Arthur l'unico dubbio che mi portavo dietro era quello legato alla sua volontà, perché tante volte ci raccontavano che Arthur volesse rimanere al Barcellona, non volesse lasciare il Barcellona. Quest'anno invece per Locatelli abbiamo esattamente l'opposto, lui vuole venire alla Juventus. E se per Arthur un po' questo voglio rimanere al Barcellona piuttosto che mi dà fastidio, per Locatelli lo andrei a prendere a piedi proprio perché lui voleva venire alla Juve. E invece Fagioli è juventino, dentro, cresciuto nella Juve, cresciuto con la Juve, come Claudio Marchisio. Qualcuno ieri sera mi diceva, ma perché invece che pagare 40 milioni per Locatelli non facciamo giocare Fagioli? Beh, perché sono due contesti diversi. Locatelli è un giocatore che ha già giocato anche a livello internazionale, col Sassuolo in Europa e anche con la Nazionale, ed è stato titolare della Nazionale, anche campione d'Europa in questa estate, ha fatto doppietta alla Svizzera, ha fatto anche tante altre belle prestazioni. Anche sbagliato il rigore con la Spagna, ma questo è un altro discorso. Non è che Mbappé ha sbagliato il rigore, quindi adesso non vuole più nessuno, mi pare. Tra l'altro la Francia è eliminata per quella roba lì, per dire. Però sicuramente un altro livello ad oggi. Che Fagioli possa arrivare a diventare un centrocampista titolare della Juventus, io me lo auguro, voi ve lo augurate, lui se lo augura, Allegri se lo augura, la Juventus se lo augura. Se in questo momento non lo fa giocare titolare, è perché forse non è ancora pronto. Però l'infortunio di Arthur, come vi dicevo l'altro giorno, secondo me proietta direttamente Fagioli come il sesto centrocampista della Juventus. Addirittura il quinto in questo momento, davanti a Ramsey. Poi se Ramsey andrà via arriverà Locatelli, si ragionerà sul quinto sesto slot in base anche a quegli altri, però con Arthur fuori dai giochi di fatto è il quarto quinto centrocampista della Juventus in questo momento, no? Bene, e ora secondo me questa è la stagione giusta per farlo giocare, per fargli prendere minuti, per renderlo anche consapevole del fatto che questo è il livello della Serie A o della Champions League. In Coppa Italia aveva fatto molto bene contro una squadra di Serie B, ha fatto qualche minuto in Serie A con Pirlo, quindi è ora di fargli fare il passo successivo, ma il passo successivo passa dalla fatica e dagli errori, ragazzi, dagli errori, perché sbaglierà tanto. Guardate Tonali ha fatto una stagione in Serie A al Brescia, ha fatto molto bene, ma il Brescia è retrocesso, va al Milan, non gioca praticamente mai, e il Milan comunque lo tiene lì, lo riscatta, lui addirittura si abbassa lo stipendio per rimanere al Milan, perché sa che è un processo che richiede tempo. Non è che tu lo prendi, lo butti in campo e abbiamo risolto tutto. Magari, se avesse questa possibilità, magari. L'unico che ho visto fare questa roba qui è Pogba e Donnarumma. Sono stati gli unici due che a un'età bassissima rispetto alla media sono già in grado di fare la differenza, Pogba e Donnarumma. E sono giocatori over the top. Siamo tutti d'accordo su questa cosa qua. Fagioli probabilmente avrà bisogno di tempo e spero che questa possa essere la sua stagione.
Discorso Pjanic, un bocca al lupo a fagioli. Qua andiamo a scontrarci, perché se noi da una parte stiamo dicendo prendiamo Locatelli per renderlo il titolare della Juventus, teniamo Fagioli per fargli fare qualche minuto, Pjanic è un punto interrogativo grande come una casa, perché questo se arriva gioca sempre, perché Allegri lo conosce, perché Pjanic conosce la Juve, sappiamo che è già pronto per questi livelli, ma è un altro di quelli che a parola chiave secondo me è voglia, in questo contesto voleva andare via dalla Juventus, perché voleva andare al Barcellona. Dopo un anno andato male al Barcellona, questo vuole tornare alla Juventus. Però non sempre funziona così, caro Miralem. Ieri c'è stato un'apertura di un plausibile, una voce potenziale, uno scambio tra Juventus e Barcellona, Pjanic per Ramsey. Io in questo caso sarei assolutamente favorevole, non tanto per Pjanic quanto per Ramsey, perché se vogliamo paragonare i due giocatori non c'è storia, proprio non c'è storia. Però dall'altra parte mi dispiacerebbe, proprio perché l'arrivo di Pjanic poi andrebbe a cozzare con Locatelli, andrebbe a cozzare anche con Niccolò Fagioli. Quindi forse delle due tengo Ramsey lì e lo provo a sbolognare al primo possibile. Se non è possibile sbolognarlo da nessuna parte, stessa strategia adottata per Khedira l'anno scorso, fuori rosa fino a gennaio ti troverai un'altra sistemazione, perché Ramsey, lo sappiamo, dovrebbe accadere un miracolo vero e proprio per farlo tornare un giocatore importante e utile per la Juventus. Poi siamo qua, speriamo che accada, ma ci credo poco. Quindi queste sono le voci. Icardi è un giocatore, secondo me, strettamente collegato alla cessione di Cristiano Ronaldo. E ne abbiamo detto l'altro giorno nel video dedicato a Cristiano Ronaldo, in questo momento Cristiano Ronaldo penso proprio che rimarrà alla Juventus. Meno che non accada qualcosa di clamoroso, la butto lì. Se ne va Mbappé dal PSG, va Real Madrid, si libera il buco per Cristiano Ronaldo al PSG, lo vanno a tamponare. In questo momento il PSG sembra più interessato a Theo Hernandez. Madonna, Donnarumma, Theo Hernandez, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum, più ne ha più ne metta. Vogliono sistemare la difesa con un altro grandissimo colpo, sarebbe un 4-5 di difesa praticamente con Marquinhos, che rimane l'unico titolare della scorsa stagione. Andrebbero a fare una retroguardia forte come poche nella storia, forse, sulla carta, ovviamente poi bisogna vedere in campo cosa succede, però sembrano più concentrati su colpi di questo tipo qua. Ripeto, se poi dovesse liberarsi lo slot là davanti, ecco che allora. E sicuramente il PSG proverebbe a proporre Icardi alla Juventus e la Juventus potrebbe farci un pensierino. Io sono sempre stato un estimatore di Icardi, nel senso che mi sarebbe anche piaciuto averlo alla Juve nei primissimi anni di Cristiano Ronaldo, subito dopo la flessione di Mandzukic, quindi per dire l'anno in cui arriva Sarri l'avrei preso, ma l'avrei preso anche nell'ultimo anno di Allegri, devo dirvi la verità, perché ritengo Icardi un buonissimo attaccante. Nelle ultime due stagioni male, ok? E forse insieme a Cristiano Ronaldo adesso sarebbero due giocatori che in fase non possesso palla farebbe un po' fatica. L'Icardi che abbiamo visto a Parigi nelle sfide importanti in queste stagioni è stato un Icardi che giocava unicamente di sponda, ma faceva una fatica boia, un Icardi che non si vedeva praticamente mai. Sotto il profilo della realizzazione è un cecchino, in area di rigore Icardi è fenomenale, ce ne sono pochi freddi come lui, e un giocatore di questo tipo a noi manca. Icardi e Ronaldo insieme assolutamente no. Se Ronaldo dovesse andare via, a me darebbe fastidio, molto fastidio, dover sostituire Cristiano Ronaldo con Icardi, perché è come scambiare una Panda con una Ferrari per quanto mi riguarda, ma non perché sia scarso Icardi, ma perché è troppo forte Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte ragioni sul fatto che uno fa 37 anni e l'altro ne fa 30 circa, una roba del genere, e quindi ci sono 7 anni di differenza. Però il livello secondo me è impossibile da paragonare. Mi darebbe un po' fastidio, capirei la mossa sotto il profilo della lungimiranza, ok? Però un trentenne bisogna anche vedere poi quanto gli vai a dare, perché sennò poi il rischio, come sempre, di ritrovarti dei giocatori come era Pjanic, ed è un'altra delle motivazioni che mi fa dire occhio, che Pjanic è un 90, signori, a riprendere solo e a dargli tanti soldi di ingaggio, perché passa una o due stagioni e te Pjanic non lo vuoi più, c'ha un ingaggio di 8 milioni di euro e chi te lo prende? Nessuno. Stessa cosa per Icardi, lo prendi, va bene, 8 milioni di euro. E poi, che è un po' il mio dubbio sul rinnovo di Dybala, perché o Dybala lo metti centrale nel progetto Juventus e gioca sempre, diventa il nuovo volto della Juventus, se no un 93 andarlo a rinnovare intorno ai 10 milioni di euro è pericoloso. L'abbiamo visto con Mandzukic, l'abbiamo visto con Khedira, lo stiamo vedendo con Ramsey, l'abbiamo visto con tantissimi giocatori negli ultimi anni, paradossalmente anche con Cristiano Ronaldo, che è ancora uno che fa la differenza alla grandissime, e l'abbiamo visto, però 31 milioni di pippi all'anno, non c'è nessuno che te lo piglia.
Perché? Perché guadagna troppo. Quindi occhio, perché secondo me è un intersecarsi di tutte queste cose. Ed è per quello che il mio occhio va su Locatelli, che magari non è forte come Pjanic oggi, o forse sì. Non ve lo so dire, perché bisognerebbe capire Locatelli in una big come va a muoversi, e noi Pjanic sappiamo come si è mosso nella Juventus in questi anni. Però questo lo vai a pagare tanto il cartellino oggi? Sì, è vero. Gli dai un ingaggio intorno ai 3 milioni ed sarà sicuramente un ingaggio a crescere, ma questo ha ancora davanti 10 anni di calcio ad alti livelli, una roba del genere, per arrivare all'età di Pjanic. Quindi occhio di riguardo su quelli lì, ok? Quindi su Locatelli, quindi su Fagioli internamente da far crescere, che oggi non è pronto, e non pensiamo di poter dire semplicemente ci mettiamo Fagioli invece che Locatelli, perché non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ma Fagioli ha la voglia di Allegri, la voglia di Allegri è di lanciarlo, Fagioli, ed è per quello che ha messo il veto sulla cessione a Sassuolo, e già questa è una grande cosa. Pjanic ha senso se ci facciamo sbolognare Ramsey, ma comunque di senso ne rimane poco, secondo me, per quanto io voglia bene a Miralem, per quanto mi sia sempre piaciuto come giocatore. E se devo prendere Icardi, delle due rinnovo Dybala e mi tengo soltanto un trentenne o giù di lì, con la possibilità di avere così tanto di ingaggio, perché poi il rischio è che tra qualche anno sia Icardi che Dybala poi ti rimangano sul groppone, con incognita Morata, che l'anno prossimo bisognerà capire se riscattarlo o no, ed è un 92, è sempre di quella generazione lì, di quell'annata lì, di quel gruppo lì. Quindi occhio, perché secondo me non bisogna più ragionare sui singoli giocatori, bisogna ragionare sul gruppo generale, anche sui ruoli, perché Ronaldo, Dybala, Morata, tutti e tre in scadenza, è un disastro, e lo stesso Bernardeschi anche, quindi noi abbiamo 6 attaccanti, gli altri sono Chiesa, Kulusevski, 4 sono in scadenza l'anno prossimo, bisogna già iniziare a capire adesso, perché la programmazione è questo, muoversi in anticipo per garantire un futuro di assoluto livello alla squadra, che passa per i giocatori. Non più ragionare secondo me sul singolo, quanto più sul gruppo e sui blocchi di ruoli, ok? Questa è un po' la mia opinione, voglio sapere la vostra nei commenti.